Rossella Staiano, presidente di Portatori Sani di Cambiamento. Questa associazione sta crescendo. Sì, sta crescendo, sono 2 anni e mezzo che siamo nati, stiamo andando avanti nelle nostre battaglie, stiamo andando avanti nelle nostre manifestazioni. Siamo alla 3ª edizione della festa dei disoccupati, che negli anni la festa dei disoccupati sì, ha avuto un grande successo e motivo per il quale l'abbiamo riproposta. Diciamo che è ancora molto forte, perché questo nome? Perché è molto sentito il problema della disoccupazione in Europa, in Italia, ma in particolare al sud Italia. E proprio dato questo malcontento, soprattutto da parte dei giovani, sentiamo la necessità di riproporre una festa dove sì, un po' di intrattenimento, 2 panini, 2 risate con gli amici, con i conoscenti, però riproponiamo quella che è l'artigianato locale. Vi state impegnando anche sui social? Sì, con molto sui social, perché anche noi questa sì. Ogni buco non è per tutti. È una denuncia delle condizioni di questa strada, Raffaele sì. Bosco. Sono anni che chiediamo all'amministrazione di migliorare quelli che sono i servizi. Alla fine i cittadini pagano le tasse, come Vico Centro paga le tasse, la collina paga le tasse, la penisola Sorrenti e tutto. E come tali noi pretendiamo servizi. Noi abbiamo visto anche delle belle cose di artigianato, l'intagliature. Sì, c'è l'artigianato, tra gli artigiani ci sono i cesti, Teresa e Luigi con i loro quadri spettacolari. Dei ricami, lavori di ricami, borse. Vediamo tutto. Va bene. Grazie e complimenti, Presidente. Grazie a voi.